il presidente Barbara Aumenta. Come si è arrivata alla scelta del nuovo allenatore Pasculli? Allora, la scelta è partita perché a breve entreranno nuovi dirigenti nella società del Valdiano e quindi insieme a loro abbiamo scelto di fare il cambiamento e loro hanno portato direttamente il nuovo mister. E Paolo Vertucci, dirigente del Valdiano, quindi questo è un messaggio di speranza, vuol dire che credete ancora nella salvezza? No, a prescindere dalla salvezza ci credevamo sempre, è proprio la nuova idea di progetto con un nuovo immagine come il mister e con il sostegno di nuovi dirigenti del posto e anche fuori che cercheranno di portare un progetto che sia anche espansivo da un punto di vista di promozione del territorio, non solo da un punto di vista specifico della squadra. Questo è stato sposato in primis dalla Presidente che ha voluto a questo punto portarlo a nostra conoscenza e non è solo aspetto calcistico di per sé, ma quello di integrare e dare un senso al territorio con personaggi importanti di risonanza. Un messaggio per i tifosi? Allora, innanzitutto pensiamo alla salvezza del nostro Valdiano e soprattutto sosteneteci fino alla fine e poi vedrete delle novità che a breve saranno comunicate da tutti quanti noi. Pasculli, campione del mondo nel 1986 con l'Argentina di Maradona, quali sono le sue primissime impressioni? La primissima impressione mia è di aver trovato delle persone con tanta voglia e con tanto entusiasmo di poter fare bene, soprattutto con il presidente, con la presidente che ha tantissima voglia di salvare questa squadra e intorno siamo noi, lo staff tecnico e i dirigenti che le stanno vicino. Io penso che è questa la cosa e penso che faremo di tutto per cercare di far rimanere questa squadra in eccellenza. Cosa si aspetta da questa nuova avventura e qual è il messaggio per i suoi nuovi tifosi? Mi aspetto il massimo dei ragazzi, lo hanno fatto fino adesso con tanta voglia, però con molta sfortuna. Oggi ho visto una partita che non meritavano di perdere, purtroppo, però il calcio è quello. Mi dispiace per loro, per tutti quanti, però è questo. E per i nuovi tifosi che devono stare vicino alla squadra ed avere fiducia che noi saremo, io sarò davanti a questa squadra che ha tanta voglia di rimanere in questa categoria e di starli vicino perché hanno bisogno di loro e lotteremo fino all'ultimo minuto, all'ultimo secondo dell'ultima partita per conquistare la salvezza. Mister Michele Marra, è vero che c'è stato di mezzo il suo zampino per portare qui il nuovo allenatore? Sì, senz'altro. Abbiamo da tanto tempo stretto un'amicizia forte, sia calcistica che altro, pure perché è una persona veramente da stimare, anche perché poi i risultati che ha fatto sono stati sempre molto molto bellissimi. A vincere una Coppa del Mondo, insomma, non è da pochi. Io mi sono dedicato per tanto tempo nel settore giovanile a livello regionale e con tante soddisfazioni. Una delle tante poi adesso è questo che ho portato a mister Pasculli alla guida di questa squadra. Io sarò il suo secondo. Nel frattempo adesso è una sfida che effettivamente, viste insomma, le condizioni della squadra che sono abbastanza non positive, e di conseguenza cerchiamo insieme a lui di lavorare in modo organico da poter, chissà, riuscire in questa specie di miracolo, diciamo.